L'ho presa, raga. Ho tutte le spie accese perché è senza batteria. Questa macchina mi ricorda troppo Need for Speed Underground 2. Sì, festa tesoro. Ciao carissimi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, la storia di questa macchina comincia, diciamo, in un modo un po' strano e diciamo anche simile a come è stato con la Nissan Silvia, nel senso che io non stavo cercando una macchina da comprare, ne avevo già abbastanza. Però sono stato contattato da questo ragazzo che appunto segue il canale, che mi ha detto: guarda che c'è un mio collega che ha una macchina in eredità che deve vendere, pare sia una giapponese, non sa neanche lui bene che macchina sia, se ne devi liberare, bla bla bla, se vuoi mi informo. Mi ha mostrato la macchina, che era una Nissan 350Z, purtroppo roadster. Dico purtroppo perché io personalmente preferisco la coupé, però era tenuta benino, solamente abbandonata da quasi 2 anni vicino alla legna, quindi molto sporca, però con 65.000 km, utilizzata da un anziano, quindi diciamo che si presentava bene. E sono andato quindi a vedere questa macchina. Come vedete, la macchina si presentava molto sporca, con diversi segni su carrozzeria e un segno anche sul faro anteriore sinistro. I cerchioni sono un po' segnati sui bordi, ma non era un grande problema visto che tanto sarebbero stati cambiati. La capote è rimasta aperta e dopo vi spiego il perché. Comunque incredibile, con lo scarico originale è molto silenziosa. Questa qui, se ricambi scarico, fa un casino incredibile, Il vano motore era ok, solo molto impolverato, pieno di foglie e ragnatele. Dopo averla vista, dopo averla accesa, dopo aver fatto un pochettino di giro per quanto si potesse fare, perché la macchina era ferma, gomme sgonfie, eccetera, ho constatato qualche difetto. Aveva dei graffi in giro, dei segni, diciamo, sulla carrozzeria. Tutte le spie erano accese. Avevo già messo in conto che probabilmente era solamente perché la batteria era staccata, e sapete che quando la batteria è staccata partono tutte le spie insieme. Ho chiesto di aprirmi la capote, perché la capote, se è rotta, sono bei soldi. La capote si è aperta per metà e dopo non si è più mossa, proprio perché mancava la batteria e siamo rimasti quindi con la capote mezza aperta. Ah, dimenticavo, ho fatto un test, adesso ve lo faccio anche vedere. Questo qui è uno spessimetro. Quando si va a vedere una macchina usata, si usa per misurare la quantità di vernice che c'è sulla carrozzeria della macchina, quindi lui misura lo spessore tra il metallo nudo e il suo, diciamo, come possiamo chiamarlo, sensore, il suo puntale. Misura la distanza, lì in mezzo c'è la vernice e lui ti dice quanta ce n'è. La verniciatura originale delle automobili, il numerino che vi deve uscire sullo spessimetro è tra i 100 e i 130. Il range è quello. Se ti esce 200 vuol dire che l'ha riverniciata, se ti esce 800 vuol dire che ci sono 7 metri di stucco sotto e la macchina è piegata. Quindi per questo si utilizza questo strumento. L'ho usato su tutta la carrozzeria della macchina e la macchina era a posto. Dopo aver fatto tutti questi test, ho comprato questa macchina per farci proprio un progetto sul canale. Cioè, questo è proprio il primo vero progetto del canale, un po' come fanno in America. E quindi niente, ce la siamo portata a casa. L'ho presa, raga. Ho tutte le spie accese perché è senza batteria. Guardate quanti pochi chilometri ha. È senza batteria e quindi è da tutti i cazzo di errori. E non devo assolutamente farla spegnere, sennò sono nella merda più totale. Madonna che ansia. Ma perché sempre io queste robe? Comunque sono contento, dai. Olla. Siamo qua pronti. Tecnica dei due secchi. Tecnica dei due secchi. E vediamo cosa riusciamo a fare. Visto che non potevo accenderla se non con i cavi, e andare in giro era abbastanza ansiogeno perché non potevo spegnerla, altrimenti non si sarebbe più riaccesa, mancando la batteria, ho iniziato a lavarla io a mano per togliere il grosso dello schifo che c'era sopra. Bella cazzo. Abbiamo rimosso questa roba che era intorno al volante. Adesso è molto più bella, guarda che roba. Bella, bellissima. Sì, sì. Fuori l'abbiamo lavata bene, dai. Adesso brilla. Guardate come sono puliti anche questi. Ho provato anche a fare qualche interventino di rimozione graffi prima di portarla in carrozzeria e dal car detailer, e devo dire che il risultato è stato super positivo. Minchia, li ha tolti qua, bro. Minchia, ma l'ha levato. Ehi, ehi, è arrivata la batteria. Ehi, apriamolo. Merda, che puzza. Porco diaz. Oh.
Porca la puttana, ma che cazzo c'è dentro? Il piombo? Batteria! 14 kg di festo tesoro. Montando la batteria mi lamentavo della scarsa illuminazione e di come illumineremo invece il nuovo box che vi mostrerò nei prossimi video. Bisogna metterli, guarda, nel nostro Mattia mettiamo 10 fari, mettiamo. Il box voglio entrare con gli occhiali da sole. È scaricata. Ah. Dopo un po' di bestemmie per il peso della vecchia batteria, abbiamo montato la nuova, decisamente più leggera e contenuta nelle dimensioni, nonostante i suoi 14 kg, come citato nelle clip precedenti. Sì, hai sentito che... Bosch! Non si scherza un cazzo! Ora che la macchina andava in moto, l'abbiamo portata a fare un lavaggio un po' più decente, anche se comunque faremo un salto da un car detailer. Allora, c'è un po' di vento, spero voi riusciate a sentirmi. Adesso facciamo un'analisi della macchina che è dietro di me. Vediamo un attimo, sì, guarda il vento. Mannaggia. Vediamo un attimo quali sono le cose da modificare, da sistemare. Allora, innanzitutto mi salta all'occhio sicuramente il paraurti, un po' come l'S14. Alle persone piace prendere i muretti o quel che sono, quindi sicuramente questo è tutto da riverniciare, lucidare, sistemare. Idem, vedo un segno qui sul faro, bisogna chiedere se è possibile lucidarlo, magari per sistemarlo. Ci sono un po' di swirl qua, ma in realtà poi il resto non è male. Sicuramente andremo a mettere sotto la parte anteriore un lip che renda un pochettino più, un po' più spesso, un po' più maschio questo muso, che è già molto bello. Pensavo di oscurare leggermente o la plastica del faro, o addirittura meglio verniciare di nero dentro, viene molto bello. Poi vi faccio vedere in sovraimpressione cosa intendo. Uguale nero il logo Nissan, mi piacerebbe fare. Sicuramente cambieremo i cerchi sono molto belli, sono dei Rays, potete vederlo qua a testa in giù, e forgiati, niente male, molto bellini. Adesso li ho lavati anche bene. Hanno qualche segno come potete vedere qua, ma comunque non voglio questo cerchio, voglio un cerchio molto più ignorante, probabilmente bianco. La carrozzeria, come potete vedere, ha tutti questi segnetti qua, è parecchio segnata, quindi la voglio sistemare tutta. Questo è un segno di una chiave, qualche pezzo di merda, vedete qua, e c'era un altro segno di una chiave, questa è una sportellata parecchio grossa, ecco qua un altro segno della chiave. I fari dietro non so se li cambierò, forse no, sicuramente andremo a cambiare lo scarico, non era neanche da chiedere. Dentro comunque è tenuta bene, da lavare, andrò a fargli fare un detail, come potete vedere è tutta sporca e schifosa, nonostante gli ho dato io un inizio di lavaggio, ma assolutamente faremo un detail, verrà sicuramente disinfettato. Ovviamente cambieremo questo pomello che, oltre ad essere orribile, gira anche. Non sapevo avesse l'impianto Bose, oltre al fatto che anche la cassettina, la macchina ha proprio l'impianto Bose originale, infatti si sente molto bene. Bellissimo che da originale abbia pressione dell'olio e il voltaggio della batteria, veramente molto bello. È bello anche che abbia questa impostazione, perché comunque se poi vuoi te li cambi, cioè magari la fai turbo, metti qui il manometro del turbo, per dire. Prossimamente faremo un bel tagliando, ovviamente, infatti non la scanno perché prima voglio mettergli l'olio nuovo, il filtro nuovo. Andiamo comunque da Old School Garage, che con loro vado sul sicuro, non ho mai avuto problemi, quindi quando trovate un meccanico che lavora bene, che non vi dà problemi, andate sempre da quello. La capote funziona, ma ve lo faccio vedere. Qua, come potete vedere, c'è uno sgancio, si preme così. E ok, si preme il tasto open, vedete, si aprono i finestrini, si tira avanti il sedile del passeggero e incomincia tutta la movimentazione. Si apre, vedete, va giù tutta senza problemi, ma poi non si chiude quello. E non ho capito perché, perché se quello si apre e si chiude quando la chiudo, non è che è rotto il motore, capito? C'è qualche sensore, qualche malfunzionamento, perché altrimenti se quello fosse rotto non si dovrebbe neanche chiudere quando gli dico di chiuderlo, giusto? Sarà un sensore, credo, qualcosa del genere. Vedete che si chiude? Si chiude. Facciamo un giretto, facciamo un mini giretto. Dimenticavo di dirvi che ovviamente non vi spoilerò tutte le modifiche che faremo a questa macchina adesso. Questo è questo schifo che vibra.
Ok, questa macchina mi ricorda troppo Need for Speed Underground 2. Comunque questo portaoggetti è la cosa più comoda che esista. Cioè, qua dentro mi sono messo il telefono per così e mi faceva da navigatore mentre guidavo. Cioè, bellissimo. Ecco, una roba bellissima di sta macchina è che ha portaoggetti ovunque. Uno qua davanti, uno qua al centro, uno qua piccolino. Lì dietro ne ha tipo tre. Innanzitutto, ma a me, ma quanto mi piacciono le macchine? Cioè, ogni volta che prendo in mano una macchina nuova, ma quanto mi diverto, ma bellissimo ogni volta provare ste macchine nuove. C'è chi è flippato con le donne, no, da provare nuove, e chi è flippato con le macchine, e chi come me tutte e due. La prima cosa che ho notato guidando questa macchina, anzi le prime due cose, la prima delle due è l'assetto, che è comodissimo, è solido, non è assolutamente molle come macchina, quindi nonostante non sia pensata per essere super sportiva, ma per essere una Gran Turismo, quindi te la godi, hai un bel motore, bella sprintosa, 280 cavalli, ma non rompe i coglioni, te la godi, cioè apri il tetto e vai su un passo di montagna e godi, perché l'assetto è solido, ti fa divertire, ma non sta addosso, non è duro che salta boom 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 boom. E poi la seconda cosa che ho notato è avere un motore grosso e aspirato, sto pomello che balla veramente fa schifo, non vedo l'ora di cambiarlo, ti dà un feeling che non puoi avere con nessun'altra vettura. La Silvia si va forte, l'86 si va forte, drift ok, l'Abarth ha una bella coppia, certo ok, perché è leggera, il motore fa tanta coppia, 300 Nm li senti, ma il feeling dell'avere il motore enorme come un 3005 aspirato, quindi che la reattività è questa, è impossibile da avere. Cioè tu senti proprio questa bestia che ti traina, cioè tu senti che la macchina è capace, se tu ci metti sopra una casa questa se la porta. E poi il fatto che sia aspirato è super lineare e più tiri più lei vuole andare, anche se sento che adesso a giri alti è un po' tappata. Io me la immaginavo molto più pesante, molto più goffa da originale. In realtà non è male, non sottosterza, e pensavo che avendo invece un motore così grosso, così pesante tutto davanti, trainasse il muso. Invece no, senti che il culetto riesce bene a chiudere la curva. Puoi fare il tacco punta, senti. Sì, bro. Sì. Al momento il controllo trazione non è attivo, non mi sono piaciuti tantissimo, cioè mi piacerebbe fargli rifare un po' gli angoli, perché è partita di traverso bella, ma poi lo sterzo non è tornato da solo, ho dovuto aiutarlo io, infatti mi stava per fare il pendolo dall'altra parte, però vabbè, a furia di far drift diciamo che non ti fa paura sta roba, perché comunque hai già capito quali sono le reazioni della macchina. Diciamo che si guida molto bene, il cambio è molto bello, ma lo sapevo già, gli voglio fare un bel tagliando, vorrei capire come mai fa un po' rumore quando freno, non so se sono da cambiare le pastiglie, me lo segno. Bene amici, questo è quanto, questo è il primissimo episodio sulla Nissan 350Z, quindi sulla sua rinascita, sulla sua modifica. Vi faccio vedere anche, perché è arrivato a questa parte del video, uno spoiler di come vorrei che venisse, lo vedete adesso in sovraimpressione, vedete questa foto, questo è quello che voglio raggiungere, poi magari ci metterò qualche personalizzazione mia, però diciamo che la base che vorrei raggiungere è proprio questa qui. Ci saranno una decina di episodi teoricamente su questa macchina, non sto a spoilerarvi le modifiche che andremo a fare. Ovviamente ve lo dico già subito, se qualcuno di voi volesse una Nissan 350Z con pochissimi chilometri, tutta bella rifatta, un amore, la mail la conoscete. Sono diventato un venditore di auto. Axel, finiscila. Va bene ragazzi, grazie mille di essere stati anche qui oggi con me, vi ricordo di seguirmi anche sulla piattaforma Viola, trovate il link in descrizione, uguale per Instagram, uguale per TikTok. Grazie e ci vediamo nel prossimo video.